Tex senza Tex. Ragazzi, soltanto Mauro Boselli poteva far stampare una cosa del genere. Benvenuti lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E oggi andiamo a parlare dello speciale Tex Willer, che mi ha incuriosito tantissimo per due motivi. Il principale è che è scritto da Roberto Recchioni. Il secondo è che è Tex Willer, ma vediamo Tex Willer in due... no, tavole, in due vignette. In due vignette vediamo Tex, da giovane oltretutto, giovanissimo. Diciamo che è anche un flashback rispetto alla storia, quindi un ricordo. Perché? Perché in realtà questo uomo tranquillo che vediamo qui è la storia dell'abbandono, conosciamo tutti la storia di Tex, dell'abbandono della fattoria, della proprietà in Texas da parte di Sam Wheeler, la fattoria che era della famiglia, del padre di Tex, da generazioni. Vediamo perché Sam Wheeler decide di abbandonarla e di andare a trovare fortuna in Arizona. E diciamo che è una bella lettura. Cioè, Tex Willer, anche senza Tex Willer, ha costruito un mondo così vero che va avanti. E la cosa è incredibile. Cioè, abbiamo assistito in questi ultimi anni al fenomeno del Tex Willer, cioè la testata Tex Willer, appunto questa qui, non speciale, sul giovane Tex. Quindi in cui Mauro Boselli descrive con più spazio, con più fiato, quella che è la gioventù di Tex Willer, la gioventù che lui ha vissuto da ricercato, perché aveva vendicato il padre e il fratello e veniva ricercato. Abbiamo visto gli incontri con Dinamite, con appunto gli incontri con tutti, con Kit Carson, con tutti quanti i personaggi principali praticamente, anche alcuni villain principali di Tex. E a questo punto che cosa succede? Succede che probabilmente Recchioni gli è venuto in mente, ha detto: ma in tutto questo Tex Willer però ancora non vediamo il fratello, quello che è rimasto alla fattoria, quello che fa meno fuochi d'artificio e più cose concrete, quello che ha la stessa integrità morale del fratello più famoso, ma che a differenza del fratello più famoso non spara. E quindi propone questa cosa qui a Boselli e il boss la accetta, perché è una bella storia, perché è scritta bene, perché ti fa vedere veramente chi è Sam Wheeler. E io, da non lettore di Tex, probabilmente non posso neanche dirlo troppo ad alta voce, però se questo è stato approvato da Boselli, il massimo cultore di Tex in assoluto adesso, vuol dire che è assolutamente canonico, è assolutamente all'interno di quello che è il mondo di Tex Willer. Ed infatti è proprio così. Possiamo vedere una storia che va avanti bene, possiamo vedere veramente l'uomo Sam Willer all'interno del suo mondo, almeno della sua prima vita, quella appunto in cui è ancora disposto a tutto, a ogni sacrificio per riuscire a tenere l'antica fattoria di famiglia, e in cui appunto con Tex hanno avuto gli screzi dovuto al fatto che comunque è complicato essere il fratello di un eroe vivente, o comunque di una persona che ha sempre avuto grandissimo successo in qualsiasi cosa che ha fatto. Cioè, Tex da bandito, fra virgolette bandito, è stato uno dei più grandi, da partecipante ai rodei è stato una leggenda, poi
diventerà anche un ranger e anche lì diventa una leggenda. Voglio dire, essere il fratello è complicato. E invece Sam, invece Recchioni ci fa vedere in questo volume come anche Sam, seppur non sparando fra virgolette un colpo, riesce ad essere un personaggio avvincente e credibile, esattamente come il fratello più famoso. Quindi ragazzi, se non l'avete preso, andatelo a prendere, lo può leggere anche chi praticamente non sa nulla di Tex Willer o quasi, come me. Io ho letto qualche Tex Willer a testata giovanile in altri casi, in altre letture, ho letto qualche Tex un po' così, mi leggo i Texoni, eccetera, però non conosco tantissimo del mondo di X-Wheeler, eppure questa lettura qua mi è piaciuta tanto, perché qui più che parlare appunto di Tex, si parla di suo fratello, un altro uomo, un uomo che non conosciamo bene e che qui veniamo ad apprezzare tantissimo. Detto questo, che altro dirvi? Vi lascio con qualche tavola e noi ci leggiamo qua sotto nei commenti, dove voglio sapere se anche a voi vi è appassionato questo speciale Tex Willer di Recchioni, se trovate giusto pubblicare una testata con su scritto Tex Willer, in cui si vede Tex Willer in due vignette. Io ve lo dico qua sotto nei commenti. Ciao belli, beccatevi qualche tavola. Che poi alla fine si scopre, pure Sam non è tanto male a tirare con la pistola, eh. Chiamatele, perché alla fine anche Sam se l'è cavata benino con la pistola. Ciao belli.